Il populismo è un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto una maggiore importanza nel panorama italiano ed europeo. Nei momenti di disagio collettivo, nei periodi di crisi economiche e sociali, nell'incertezza del futuro, spesso la protesta trova forma in movimenti populisti che rappresentano una forte contrapposizione alle classi dirigenti. È stato approfondito l'argomento a Cadanzaro nel quartiere Lido durante un interessante convegno sulla tentazione populista nell'attuale contesto politico-culturale e sulle sue concrete applicazioni all'interno delle comunità locali. Organizzato Lions Club Mediterraneo di Catanzaro. I lavori sono stati introdotti dall'avvocato Vittorio De Franco, presidente del Mediterraneo, e coordinati dall'avvocato Aldo Costa Lions Club Mediterraneo. Alla manifestazione sono intervenuti Luciano Regolo, giornalista condirettore di Famiglia Cristiana, Bruno Censore del Bianca Laura Granato del Movimento 5 Stelle e Antonio Chiefalo della Lega. Avvocato Costa, c'è un pericolo, un rischio populismo in Italia. Io direi che ormai è una realtà, c'è cioè questa realtà populista che però è ormai da anni ha una, una sua connotazione ed è anche un fenomeno non solo italiano ma europeo e direi anche mondiale. Credo che l'anno prossimo con le elezioni europee... Eh, probabilmente si capirà ancora meglio che questa famiglia politica avrà una larga rappresentanza al Parlamento europeo. Ma al di là di questo, ovviamente come Lions noi siamo interessati a capire quello che si muove nella società, anche ad approfondire alcune tematiche, perché si parla spesso di populismo, però... Soprattutto nella nostra regione mancano anche i luoghi dove su questi argomenti si discute, si approfondiscono. Quindi noi abbiamo voluto creare questo momento, invitando ovviamente esponenti dei diversi partiti politici, proprio in un clima di confronto per cercare di capire di più questo fenomeno. Senz'altro il populismo, le correnti populiste si diffondono maggiormente nei periodi di, grandi, di grande crisi sociale o di disagio culturale. Stiamo vivendo una fase di questo tipo? È proprio così, è proprio così. Quando c'è un malessere democratico, quando c'è una crisi economica e sociale compare quello che qualche politologo ha definito l'ospite scomodo della democrazia. Insomma, si parla tantissimo di correnti populiste nel nostro paese, cosa si rischia in Italia? Ma secondo me si rischia una, un qualcosa di molto pericoloso, cioè che la politica di slogan, eh, di frasi fatte a volte anche diciamo, un po' troppo aggressive o non rispettose della dignità umana, portano poi lontano, perché non costruiscono nulla di serio o di risolutivo, anzi creano ansia anche a livello di mercato internazionale, di economia, basta vedere i dati pubblicati diciamo, oggi sul Corriere della Sera e, però diciamo, anche dallo stesso punto uh, ingenerano quella mentalità tale per cui bisogna far sfogare la rabbia sociale verso alcuni eh, soggetti, il colpevole, dalle all'untore di mangiare una memoria che ritorna, ora io penso che questo, in questo contesto si rischia di usare perfino le istituzioni o quelli che dovrebbero essere anche diciamo problematiche complesse per fare della propaganda